Teramo 3.0, Teramo Vive si sono astenuti sull'emendamento proposto dal consigliere del Movimento 5 Stelle Verzilli in relazione all'ordine del giorno sulla richiesta di sospensione della fusione della Camera di Commercio. Cioè, voi tendenzialmente vi siete astenuti perché? Noi innanzitutto va chiarito il concetto che abbiamo votato favorevolmente a quello che è stato l'atto di indirizzo del sindaco di comunicare questo malessere della città di Teramo, che si vede spogliata ancora una volta di strutture strategiche, prima l'ARAP, adesso la Camera di Commercio, perché questo è uno scippo fatto alla città di Teramo, anche perché la Camera di Commercio di Teramo ha maggiori iscrizioni di operatori rispetto a quello che è il territorio aquilano. Prevede la norma che quindi la gestione, la politica e la funzionalità della Camera di Commercio debba rimanere necessariamente nel nostro capoluogo. L'ennesimo scippo politico, l'ennesimo scippo alla città di Teramo, l'ennesimo scippo agli operatori del settore e ai cittadini tutti. L'emendamento dei 5 Stelle invece andava nell'ottica anche di ribadire che qualcuno ha le responsabilità di questo scippo e non si può far finta di niente o di nascondere sotto al tappeto, no, la polvere. Quindi noi non abbiamo votato contro questo emendamento, ma però, come se si può dire, come gruppo civico di questa maggioranza ci siamo astenuti. Questa astensione sta a significare che non andiamo all'interno di quelle che sono le decisioni camerali, ma sicuramente nel chiedere quelle che sono di individuare le responsabilità di coloro che hanno permesso questo e che hanno nomi e cognomi, soprattutto nell'ambito della giunta camerale. Quindi uno scippo che non possiamo far finta di niente, di chi è la responsabilità, boh, non lo sappiamo. Il concetto è che l'emendamento 5 Stelle andava in quest'ottica, cioè di chiedere anche quelle che erano le dimissioni degli organi camerali della Quasi Camera di quasi Commercio. volevate votare a favore. No, assolutamente sì, volevamo quasi quasi, no, quasi quasi, noi avremmo votato assolutamente a favore, ci siamo astenuti per un discorso più Legato alla generale. maggioranza. La maggioranza ha votato contro, noi abbiamo dato questo segnale come gruppo civico che comunque non potevamo far finta di niente, qualcuno ha delle responsabilità e qualcuno dovrà pagare se questo scippo si perpeterrà. Questo è il significato di questo voto, okay? Rimettere la palla al centro un attimino e capire anche chi sono stati questi responsabili. Okay?